bene, allora abbiamo sentito la Presidente Asmar, adesso l'altro soggetto che interviene nell'organizzazione di questo convegno. Un convegno che abbiamo detto entra a pieno titolo nel merito delle giornate del Sanit. Siamo adesso in compagnia della dottoressa Claudia Corinna Benedetti, presidente OMS, l'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, anche con un segmento dedicato alle ricerche, nonché ambasciatrice di pace. Dottoressa Benedetti, nel suo intervento lei è partita dalla definizione della dignità della persona e su quello che di questa definizione ci dice la legge. Sì, perché troppo spesso io credo che non si usa più la corretta terminologia soprattutto per ciò che ci riguarda, perché la dignità, ecco, molto spesso dice questa cosa mi toglie dignità, quest'altra mi dà dignità. E no, la dignità, a mio modestissimo avviso, è intrinseca proprio nell'essere umano. Quindi nessuno ci può togliere la dignità che abbiamo. E ho sottolineato come proprio il corretto uso di questa nostra meravigliosa lingua italiana ci consenta di capire meglio e anche di apprezzarci meglio. Possiamo essere oggetto di azioni poco dignitose, possiamo a nostra volta fare cose poco dignitose, ma la dignità è intrinseca nell'essere umano e nessuno ce la toglie. Partendo da questo, visto che era correlato il tema che mi è stato affidato in questo convegno e che ringrazio la dottoressa Sozio per averci voluto come partner in questo evento estremamente interessante, ho ritenuto opportuno sottolineare come il fatto che vengano troppo spesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Convenzione delle Nazioni Unite, la stessa Comunità Europea modifichino troppo spesso, appunto con convenzioni o anche con leggi, i contenuti ed il significato della menomazione, della disabilità e dell'invalidità civile, vabbè, ciò che in esse è contenuto. Ma soprattutto quello che è importante è che queste cose hanno un impatto immediato, essendo norme che poi, se sono europee, l'Italia recepisce. Se sono norme italiane, è chiaro che si è creata una notevole confusione, perché non possiamo arrivare al concetto, come si sta arrivando, che siamo tutti normodotati o che il disabile è un normodotato. Insomma, dobbiamo fare un pochino più attenzione alle terminologie, perché rischiamo, così come quando usiamo la lingua inglese, quando definiamo, ad esempio, per l'assistenza ai nostri familiari, che siano essi anziani o che siano handicappati o che abbiano comunque una menomazione, community care, caregiver, cioè viene a rendersi così freddo il contenuto che non viene esplicitato e che non tutti conoscono l'inglese, per comprendere invece cosa c'è dietro all'assistenza a queste persone. L'assistenza che viene garantita sempre più frequentemente dalla famiglia, e che quindi dà un'opportunità in più al proprio familiare di potersi sentire non solo protetto, ma soprattutto garantito in una quotidianità di intervento che, ahimè, noi purtroppo, anche per il trend in cui il nostro paese sta andando, sempre quello più composto da persone anziane, abbiamo sempre la maggiore necessità di essere tutelati e di essere assieme ai nostri familiari. E quindi è lì che si crea poi dopo quella fragilità del quale anche ho accennato. È vero. Di fronte a queste riflessioni fatte nel suo intervento, il fatto che esista adesso un ministero preposto la rende più tranquilla, la rassicura di più? Ma il mio auspicio è che all'interno di certi di questi dicasteri, come in altri, ancora più importanti, ancora più strategici per la nostra vita, siano preposte persone competenti, preparate e consapevoli, perché dare un'addizione ad un involucro, che può essere appunto quello di un dicastero che tra l'altro ha un impatto così importante, se in esso non sono messe persone non solo competenti, ma che abbiano anche quella sensibilità umana che, ahinoi, troppo spesso sta venendo meno, e soprattutto la capacità di ascolto, di quella che è o sono le proposte che possono venire da momenti come questi,
avrai notato come la presenza di moltissime associazioni di categoria che da anni si battono per le malattie rare, per alcune situazioni veramente di grande delicatezza. Ecco, se questo se questi dicasteri aprono dei tavoli di confronto e si mettono in ascolto di queste associazioni che sono anni che lavorano, ma lavorano proprio nello specifico e solo ed esclusivo interesse di persone che hanno determinate patologie, allora certamente questo dicastero ha motivo di essere, come peraltro molti altri. Grazie. Grazie infinite.